Ciao, benvenuti. Oggi vi vorrei parlare della vipera, l'unico serpente velenoso presente in Italia. In Italia esistono quattro specie di vipere che sono distribuite in maniera abbastanza uniforme in tutta Italia, tranne che in Sardegna, che è l'unica regione in cui le vipere non ci sono. Abbiamo la vipera aspis o vipera comune, che è presente praticamente dalla costa fino alla montagna in quasi tutta Italia. Poi abbiamo la vipera berus, anche detto marasso palustre, che è presente in montagna a quote molto elevate, anche fino oltre i 2000 metri. Poi abbiamo la vipera ursini, presente solo in Abruzzo. E infine c'è la vipera modites, anche detta vipera dal corno, presente soprattutto in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e viene segnalata anche in Trentino Alto Adige. Questa è la vipera più pericolosa per l'uomo, in quanto con un suo morso può inoculare una quantità di veleno sufficiente a causare la morte di un uomo. Effettuando escursioni in montagna o comunque a contatto con la natura, può essere facile incontrare dei serpenti. Però bisogna dire che la maggior parte degli incontri riguarda serpenti innocui come i colubridi o le bisce. Gli incontri con le vipere sono rari ed è ancora più raro essere morsi da una vipera, però può sempre capitare. Ci sono una serie di regole da seguire per evitare, di essere morsi da una vipera. Innanzitutto bisogna evitare di camminare, su sentieri a erba alta o fuori dai sentieri nell'erba alta. È sempre meglio utilizzare un bastone e battere il terreno. Le vipere sono sorde, però sentono molto bene le vibrazioni. Un secondo consiglio è quello di indossare sempre scarponi alti in modo da proteggere la caviglia e utilizzare dei calzettoni anche abbastanza grossi, in modo che anche se noi ad esempio calpestiamo la vipera e lei cerca di morderci sulla caviglia, non riesce ad affondare i denti. Oltre a queste due regolette molto semplici, ovviamente c'è quella di stare attenti sempre. Quando si vuole raccogliere qualcosa, stare attenti a dove ci si siede, attenzione anche a dove si appoggia lo zaino, non appoggiare lo zaino aperto in mezzo all'erba perché una biscia potrebbe strisciare e finirci dentro. Inoltre evitate di infilare le mani sotto i sassi, ma queste sono regole abbastanza semplici che penso un po' tutti conoscano. Il morso di vipera, dicevo, è estremamente raro, ma può capitare appunto per distrazione oppure quando camminando su una pietraia io non vedo la vipera, la calpesto, lei si gira e mi morde. La vipera non tende ad attaccare l'uomo in quanto è più grande di lei, quindi teme l'uomo e cerca di scappare, però se viene costretta, attacca perché comunque è un predatore. Cosa fare in caso di morso di vipera? Come al solito bisogna mantenere la calma. La vipera ci morde, il veleno entra in circolo attraverso il sistema linfatico. Per cui lacci emostatici sono inutili, si può fare una fasciatura con una benda non troppo larga, non troppo stretta, in modo che io riesca a infilarci due dita dentro, solo per rallentare la circolazione linfatica. Bisogna mantenere la calma, anche per evitare che il sangue pompi, molto sangue, quindi il veleno entri in circolo più rapidamente. Bisogna sedersi, stare fermi e tranquilli e chiamare i soccorsi. Evitate l'alcol, che è un vasodilatatore, anche solo per disinfettarvi, non usate disinfettanti a base d'alcol. Si può bere tè o caffè che contengono caffeina e aiutano ad evitare il calo di pressione che il veleno induce. Sfilate anelli e braccialetti perché l'arto morso tenderà a gonfiarsi. In ogni caso, se veniamo morsi da un serpente, dobbiamo innanzitutto essere sicuri che questo serpente che ci ha morso sia una vipera. Per farlo, ci sono dei sistemi. Allora, innanzitutto, se riusciamo a vedere il serpente che ci ha morso, dobbiamo controllare tre cose principalmente: la forma della testa. Le vipere hanno una testa a forma triangolare. Poi, se possibile, l'occhio della vipera è simile a quello del gatto. E in ultima cosa, la coda. La coda della vipera è corta e tozza. Ovviamente queste caratteristiche non sono sempre facili da vedere, perché il serpente si muove molto velocemente ed è molto rapido quando attacca. Per cui se ci ha morso, la cosa migliore da fare è controllare il morso. Se vediamo una fila di dentini, di puntini rossi tutti uguali, allora ci ha morso un colubride o una biscia, per cui non dobbiamo preoccuparci. Se invece la fila di denti è interrotta da due fori, due ferite più grandi,
distanti circa un centimetro e mezzo, allora quella è stata una vipera. Quei due buchi lì sono i denti veleniferi, quelli con cui la vipera inocula il veleno. Prestate attenzione che ogni tanto ci può essere solo un foro, questo perché la vipera ha perso uno dei due denti veleniferi. Uno studio comunque ha dimostrato che circa l'80% dei morsi delle vipere all'uomo sono morsi a secco, ovvero senza inoculazione del veleno. Questo perché la vipera utilizza il veleno per vivere, cioè ha un sistema di caccia per il quale morde il topolino, inietta il veleno, il topolino corre per un po', poi muore, la vipera lo raggiunge e se lo mangia. Per cui la vipera non ha intenzione di sprecare il suo veleno per mordere delle prede più grandi che poi non può cacciare. Per cui spesso i morsi sono morsi a secco. In questo video ho cercato di raggruppare poche informazioni in pochi minuti. Se siete interessati sull'argomento e volete avere altre informazioni, vi invito a andare sul mio blog dove c'è un articolo dove ho scritto un articolo abbastanza dettagliato sull'argomento. Vi lascerò il link in descrizione. Video simile è quello che ho fatto sulle zecche. Se volete lo troverete a fine video nei riquadrini della Encard, oppure vi lascio il link sempre all'articolo che ho scritto sul mio blog. Prima di salutarvi vorrei ricordarvi una cosa abbastanza importante. In Italia i rettili e gli anfibi sono protetti. La direttiva Habitat, europea protegge gli anfibi e i rettili, soprattutto i rettili, in quanto sono fondamentali all'interno dell'ecosistema. Per cui non uccidete i serpenti. Purtroppo è una pratica ancora abbastanza diffusa. E questo è assolutamente da evitare perché hanno un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema. E comunque siamo noi che andiamo nella loro casa dove vivono e quindi dobbiamo rispettarli. Per cui vi invito a non uccidere i serpenti. Anche perché soprattutto spesso le persone vedono un serpente che magari è una biscia, non so, una biscia d'acqua oppure un orbettino, che tra l'altro l'orbettino non è neanche un serpente, è una lucertola, la quale nell'evoluzione ha perso le zampe. Queste persone vedono questi rettili e dicono: ah, una vipera, e li uccidono. In realtà questi sono assolutamente innocui, anzi, aiutano a tenere controllata la popolazione dei topi, perché si mangiano i topi, e soprattutto delle vipere, perché diversi colubridi cacciano le vipere. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un commento se volete, a mettere mi piace e a condividere questo video. Vi ricordo ancora una volta, se volete approfondire un po' l'argomento, c'è il mio articolo sul blog. Per oggi io ho finito qua, vi ringrazio ancora per la visione, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!